Unione. Quando si è parlato in posizione propria, in queste ore qualcuno ha strumentalizzato e ha detto ecco, vogliono introdurre una tassa europea. No, si tratta semplicemente di finanziare l'Europa con una tassa propria, un bilancio proprio che sposti alcuni dossier sul tavolo federale. Le risorse recuperate attraverso il lavoro del gruppo di alto livello e la revisione di mezzo termine del bilancio pluriennale comunitario si impieghino in un programma europeo di investimenti per rendere più competitiva l'Europa, creando posti di lavoro e per farne un campione della nuova economia delle conoscenze, riprendendo le intenzioni originarie del piano Juncker e potenziandolo con mezzi adeguati. Questo era, Presidente, quello che avevamo sintetizzato come proposte da parte del nostro gruppo nel momento più aspro della crisi. Questo torniamo a ripetere perché sono tutte richieste attualissime che oggi sono ancora sul tavolo, che hanno bisogno di risposte e definizione senza le quali sarà difficile portare avanti dossier importanti come quello greco. La ringrazio, deputato Tancredi. Ora chiede di intervenire il deputato Giulio Marcorno. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, colleghi e colleghe, noi intanto siamo insoddisfatti per l'assenza del Presidente del Consiglio, ne avevamo chiesto la presenza qui in aula vista l'importanza della discussione. Siamo insoddisfatti anche del suo intervento, signor Ministro, e delle posizioni, delle iniziative assunte dal Governo italiano in occasione della riunione dell'Eurogruppo del 12 luglio scorso. Ci consenta di dire che l'Eurogruppo è un organismo un po' strano, uno strano organismo informale, senza status legale, che però elegge un presidente per 2 anni e mezzo, dotato di poteri molto forti e capace di prendere posizione per l'Eurogruppo senza alcuna consultazione. Uno strano organismo informale che ha il potere di decidere se mandare in paradiso o in inferno o all'inferno un paese. Una specie di loggia dove si custodisce il santo graal dell'austerità. Uno strano organismo informale che agisce senza regole, e a proposito di regole di cui vi riempite la bocca, senza un suo statuto, senza procedure formalizzate, sulla base di un protocollo di 7 righe in cui si dice che l'Eurogruppo si costituisce per discutere delle questioni comuni. Vi riempite la bocca di regole che gli altri paesi devono rispettare e poi fate un organismo che agisce senza regole trasparenti e senza meccanismi decisionali formalizzati. L'Eurogruppo così è un organismo fuori dalla legittimità democratica, più che un organismo intergovernativo sembra un gruppo di oligarchi. E agli oligarchi europei il governo italiano in questa vicenda è stato subalterno. Subalterno a un'imposizione e a un'impostazione punitiva, isterica e completamente sbagliata. Con la complicità italiana avete imposto alla Grecia un accordo all'insegna del sadismo economico, che non può funzionare, che procurerà ulteriori sofferenze al popolo greco. Con quel piano il Paese non crescerà e non potrà ridurre il debito e soprattutto la povertà. In realtà non potevate tollerare un governo come quello greco, capace di rappresentare un'alternativa alle politiche di austerità e che si è permesso di portare un popolo al voto sulle vostre politiche. Un esempio che avrebbe potuto essere seguito da altri, per cui avete seguito l'antico adagio, colpirne uno per educarne 27. Vedete, la questione è tutta politica, non prendiamoci in giro. Il PIL greco rappresenta il 2% del PIL dell'Eurozona e i suoi 370 miliardi di debito sono bruscolini rispetto a quanto si è speso, parliamo di soldi pubblici, negli Stati Uniti e in Europa in questi anni per salvare i grandi gruppi bancari privati. La Citigroup, 2.513 miliardi, Morgan Stanley, 2.041 miliardi, Goldman Sachs, 814 miliardi, BNP Paribas, 175 miliardi, e potremmo continuare. C'erano altre strade da poter seguire per riformare il Paese, negoziare e ristrutturare il debito, come d'altronde ha invitato in queste ore anche il Fondo Monetario Internazionale, garantendo la crescita fuori dal paradigma dell'austerità. Voi non l'avete fatto e avete imposto a Tsipras un accordo puntandogli la pistola alla tempia. C'era chi voleva cacciare la Grecia dall'euro e sostituire Tsipras con un governo tecnico, magari con una fotocopia di Samaras che dal 2012 al 2014, obbedendo alle vostre politiche, aveva fatto il capolavoro di portare il debito greco dal 130 al 170%, impoverendo il Paese. Avete imposto un accordo di raro sadismo economico, ma non siete riusciti a cacciare la Grecia dall'euro e a diserzionare Tsipras dal governo.
La vostra è una vittoria di Pirro. Quell'accordo non può funzionare e ve l'ha detto persino il Fondo Monetario Internazionale smentendovi il giorno dopo la sigla dell'accordo. Quell'accordo è incompatibile con la crescita della Grecia. Non può funzionare perché non funzionano le politiche di austerità. Tra 3 mesi saremo da capo a 12. Non funzionano per la Grecia e non funzionano nemmeno per l'Italia. Ce lo dice ancora una volta il Fondo Monetario Internazionale quando ci informa che ci vorranno 20 anni per tornare ai livelli occupazionali del 2007, che già non erano molto esaltanti. Ed è proprio così. Le politiche di austerità ci consegnano un ventennio di glaciazione sociale ed economica, di stagnazione, di depressione senza fine. Le vostre politiche, l'austerità e l'euro come l'avete costruito, non funzionano, non creano lavoro, non assicurano la crescita, non combattono la povertà, non riducono il debito, perpetuano gli squilibri regionali e favoriscono i più forti, creano instabilità. Questo vale non solo per la Grecia, ma vale anche per l'Italia e l'Europa. Così non si va da nessuna parte. E concludo. Se continuate su questa strada, alimenterete solamente altri nazionalismi e populismi. L'Europa politica diventerà un serraglio e un fortino sociale e l'euro il simbolo di un fallimento economico e democratico. Noi continuiamo a pensare che il governo Tsipras, nonostante un accordo che io definisco infame, abbia continuato a tenere aperta la strada del cambiamento di un'Europa diversa. E quella strada noi vogliamo percorrere. La partita non è finita, le contraddizioni dell'Eurozona permangono. Un poeta greco importante come Costantino Cavafis, nella sua più bella poesia, ci dice: «I giorni del futuro ci stanno davanti come una fila di candele accese. Restano indietro i giorni del passato, penosa riga di candele spente. Candele che con l'accordo del 12 luglio e con le penose righe del vostro accordo volevate spegnere per sempre. Ma il popolo greco, con il referendum, con il suo governo, le ha tenute ancora accese. Le ha tenute accese non solo per il proprio avvenire, ma anche per i giorni del futuro che stanno davanti a noi e all'Europa». La ringrazio, deputato Marcon. Ora chiede di intervenire il deputato Sottanelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Signor Ministro, noi di Scelta Civica siamo europeisti convinti, quindi siamo molto contenti della sua relazione e in particolar modo anche dell'attività svolta dal nostro governo, dal Presidente Renzi. In un momento difficile per l'Europa. Penso che l'Italia, dopo tanti anni, è potuta sedere a quel tavolo con la convinzione di poterci stare a testa alta. L'Italia aveva fatto i suoi compiti, li aveva fatti bene, e questo grazie all'attività, alle riforme, in particolar modo di questo governo, ma anche negli ultimi 40 mesi di tutti e tre i governi. Quindi un'Italia che ha avuto un ruolo importante, perché abbiamo da un lato salvato l'Europa e la sua credibilità